Buongiorno, noi siamo qua in macchina, c'è Bruno, Vanessa, Melissa, la loro figlia, eccola. E qui c'è Franci che mangia. Oggi stiamo andando a un paesino, si chiama Masamito, e saremo lì una notte. Così, per fare un po' di cose. Che è qua, Maria? Vampirito. E che è? Tipo quella bibita, non so che cosa c'è dentro, ma la prendono tutti, quindi la prendiamo anche noi. Ci metto la tequila dopo là. Ritirano la tequila. Qua siamo vicino al lago e infatti ci sono i pesciolini piccoli. E poi c'è un sacco di frutta, verdure, cose, le pesche, melograno, sono quelle banane piccole, c'è la guayaba, c'è di tutto. Ci sono quelle prugne là, guarda. Queste sono le lotte asado. Li mette il limone, poi tutto. Che li mette, vediamo. Sale. Sì. Buono. Nena, ti piace? Sì. Il paesino è questo. Noi siamo alla cabaña 18, che sarebbe questa. Questa è tutta nostra, l'abbiamo presa. Lì ci siamo parcheggiati. E questa sarebbe casa nostra per i prossimi giorni. È un bonito. C'è questo qua, questo legno incluso per la prima sera, così facciamo il barbecue. Lì c'è il camino. Qui ci sono i bagni, due bagni, uno, due, queste sono le camere, una camera, un'altra camera. Vediamo un controllo, che questo controllo era della 19, e che il 18 deve stare qui, e dove... Qua c'è questo tizio che ci sta facendo vedere tutto come funziona. La cucina, tranquilla. C'è il frigo. Questo è una specie di quadro fatto con un tessuto. Guarda le lampadine. Eccola Franci. Eccomi, mi avevi lasciato chiusa in macchina. Chiusa? Sì. Sei tu che sei voluto rimanere là? Sì. No, non te lo sto. Te gusta Franci? Te gusta? Sì. Te gusta Vane? Che non hai gusto Francia? Ti gusta Bruno? Sì, vamos con la presidenza. Ya che? Maribel, ti gustò? Sì, mi encantò. Telefono signor. Che onda nena? Desayunamos. Fa vedere la chiave? Guarda, è enorme. Ah, ok. Figa. C'è un'altra stanza lì sopra. Mamma, c'è solo il pavimento, non c'è l'aria. Wow. La cabaña 19. Hola Fer. Ah no, es nena. Hola Fer. Hola. ¿Aquí van a dormir? Sí, aquí vamos a dormir. Aquí sí duerme. Ok. Es nuestro secreto. ¿Qué es? ¿La party? ¿Meli? 8. 8 personas en cada... 8 en cada cabaña. ¡Ven, Franche! 8 en cada cabaña. Scendo, scendo. Dale? No, perché? Io hai visto il tramite.
Siamo arrivati qua a Masamitla, è un paesino tipo di montagna dove si affittano queste casette. Sta piovendo, aiuto! E questa è la nostra. Uff, piove, però sono carine. Qua di solito si viene, si fa il barbecue, si fa la carne, si mangia e si sta tutti insieme. Tutto freddo. Brrr. Vado dentro che è meglio. Freddo, 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 freddo. Siamo venuti a fare un giretto al centro del paesino. Però peccato che piove, è brutto. Qua c'è un odore. Buono. Qua c'è la chiesa. È molto carino qua, sembra un paesino tipo delle Alpi in Italia. Speriamo che domani non piove, così veniamo qui a fare colazione e vediamo meglio il paesino. Stavo cadendo. Siamo di varie angolazioni. Questa è la piazza principale. Pasti pizza. Questo è bellissimo, questo paese. Questo paese qua c'è una denominazione, si chiama Pueblo Mágico. Sarebbe tipo città d'arte in Italia, queste denominazioni qua. È veramente magico, è vero. Troppo bello. Sì, è carino. Nonostante la pioggia è troppo troppo carino. Qua la chiamano la Svizzera messicana. Abbiamo fatto un po' di spesa e adesso stiamo andando in un caffè. Io voglio una cioccolata calda. Questa l'aveva presa una fetta di dolce, quello, però se l'ha già mangiato. Io ho preso il cioccolato caldo. Amore, ti sei mangiato la torta senza farla vedere? Sì, lo so, però non è uguale. Questi sono fatti con le pellicine tipo del latte quando viene. La famosa nata che gli piace tanto a Cesar. Buonissima. Qui ci sono le conchitas, un pane tradizionale. E questi sono i peperoncini. Dove sono andati? A destra. Ah, di là. Guarda quanto è carino. Qui mi ricorda tanto Colmar, dove siamo andati questo inverno, vero Mario? Sì. Senta le macchine. Aiuto, piove! Meno male che c'ho il mio cioccolato caldo. E quindi non ti bagni? No, mi riscaldo. Poi è buono perché sa tipo di cannella. Le crepe col caramello salato. Caramello salato, sì, abbiamo preso. Vediamo com'è. Io non l'ho mai assaggiato.